Antonio Russo di Cronache di Napoli, goldelnapoli.it e Campi Flegrei TV. Ciao Antonio, è un grande piacere averti con noi in onda. Come stai? Tutto bene? Ciao Mario, Ti presento. ascoltatori, Perdonami, ti non presento so anche. che canzone avete mandato Abbiamo mandato i Kings of prima, però sono molto Convenience. curioso perché mi piace molto questa idea che abbinate la musica all'informazione, a Napoli, all'amore e alla passione per i Eh beh, colori diciamo, azzurri. da un lato diamo, ecco, appunto, in pasto a noi, agli amici tifosi il calcio e poi chiaramente li ammorbidiamo con dei pezzi musicali. Ti vado a presentare anche Ciro Gaipa di NapoliCalcioNews.it e Federico Mancini, co-conduttore insieme al sottoscritto di questa Ciao, trasmissione. ciao Antonio, Ciao ciao. Antonio. Ciao, Allora, caro Antonio, parto io con la prima domanda. Allora, che Napoli ritroveremo lunedì questo dopo la batosta con la Roma? Sembra una domanda scontata, ma forse non lo è. rispondo quindi con un titolo di una canzone, quindi il ritornello lo scopriremo solo vivendo, perché soprattutto nel calcio noi ci parliamo tutta una settimana, però alla fine conta solo il campo, che è l'unico giudice di questo gioco. E inoltre è un gioco dove contano i centimetri, i secondi, e purtroppo il Napoli versione fuori casa, soprattutto in questi big match classici con Juventus e Roma, nei finali ha avuto questo attimo fuggente che ha premiato la squadra avversaria, ed è un peccato perché se noi andiamo ad analizzare la partita con la Roma, prima del gol decisivo, a quel punto tutti erano pronti a dire il Napoli ha centrato l'obiettivo. È Poi vero. entra Francesco Totti, il Napoli va in ambascia in fase difensiva e prende il gol che Il a gol quel che costa punto tre tutto da punti. rifare, per più due. Tre partite, il Napoli vero, sempre affamato, il Napoli deve essere affamato in casa e fuori casa, comunque dalla sua ha due impegni in casa decisamente alla portata, anche se alla fine il Frosinone dovrebbe giocarsi tutto a San Paolo, ma il Napoli ha una spanna sopra tantissime squadre, quindi Sicuramente. la partita insidiosa sulla carta è solo quella di Torino Sì. per l'orgoglio della squadra granata, però il Napoli ha tutto per vincere tutte e tre. Non guardare alla Roma, però concludo, la stessa Roma ha un impegno alla prossima con il Genova, tutt'altro che semplice, Vero? ricordando che lo stesso Napoli ha inciampato Real Ferraris versione Ecco, Grifone. quindi speriamo che possano ricambiarci il piacere. Ciro Gaipa, una domanda per te, caro Antonio. Sì, ciao Antonio, volevo chiederti in realtà due domande. La prima, secondo te, se potrebbe influire il risultato della Roma, visto che giocherà 2 ore prima del Napoli lunedì, quindi potrebbe anche momentaneamente scavalcare gli azzurri e portarsi a più uno, se potrebbe influire ovviamente in chiave Napoli. E poi la seconda domanda che ti volevo fare è cosa ne pensi del Boxing Day che potrebbe essere la novità del prossimo campionato in Italia? La seconda domanda è un discorso molto lungo perché purtroppo l'Italia è arrivata indietro su tantissimi discorsi in Europa, in pratica modernità e tradizione in questi anni sono andati verso un'unica direzione. Quindi ogni squadra ha cercato di portare al massimo il proprio brand. Il Napoli per questo è fortissimo perché non ha neanche bisogno di avere una grandissima organizzazione e struttura, perché il brand Napoli per me vale come dei grandissimi brand che non hanno neanche bisogno di essere nominati. Non parlo di calcio, per appunto per la passione che ha la gente che porta il nome Napoli in tutto il mondo. Quindi sul Vero. discorso del Boxing Day io spero che ci sia un'organizzazione davvero all'altezza, ma soprattutto alla fine non va più bene che il calendario nelle ultime giornate lo decide il telecomando, il palinsesto, Verissimo. perché al di là del discorso, perché poi se andiamo a analizzare, non è il discorso di stata favorita più la Juve, il Napoli, non voglio arrivare a questo, ma voglio dire, anche per il discorso dello spettacolo, vedere delle partite in contemporanea tra squadre che stanno lottando per gli obiettivi, potrebbe essere una soluzione per aumentare lo spettacolo. Ci sono tante dirette contemporanee di più campi, il cosiddetto ping pong di extra goal si potrebbe fare con le varie squadre interessate. Tu mi potresti dire, però in Spagna si stanno giocando
campionato straordinario, ecco, e anche gli spezzatino, però ecco, credo che il campionato italiano in questo momento non riesce a esprimere realtà come Real Madrid, Barcellona, Atletico Madrid, ma non solo Valencia, perché quando si parla di Atletico Madrid come modello, noi dobbiamo stare attenti, perché l'Atletico Madrid fa parte di quelle grandi squadre europee che non hanno come il Napoli un presidente, ma dietro a queste squadre girano tanti marchi. Per ritornare al discorso del secondo punto, tradizione e modernità, dove l'Italia non c'è arrivata. Questo purtroppo è una... Ricordiamo che la Juventus che domina in Italia è una dinastia, la famiglia Agnelli. Sì, sì. L'Inter adesso è in difficoltà, Berlusconi che ha cambiato il calcio italiano è costretto a vendere. Ecco. Questo c'è il Napoli che è riuscito a inserirsi, però comunque il presidente della Laurentiis, il gruppo Filmaro, non è una multinazionale. No. Anche ricordiamo dietro la stessa la Roma ci sono gli americani, quindi è un discorso molto più lungo di quello che dobbiamo andare ad affrontare, secondo me, nell'attualità, che è la chiusura del discorso del secondo posto. Se il sogno scudetto non c'è più, pensare solo al secondo posto. Eh beh sì, almeno per questo campionato, poi si vedrà per quanto riguarda il futuro. C'è anche qui Federico Mancini che ha una nuova curiosità da porti, caro Antonio. Ciao Antonio. Allora, volevo fare una domanda ad Antonio per quanto riguarda diciamo un Napoli prospettico, cioè secondo lui quali sono le mosse che dovremo fare per migliorarci. Una fra tutte, se dobbiamo fare come la Juventus, cioè mantenere i fortissimi e acquistare una pedina in più. Mi riferisco a Gabbiadini, che voci di popolo danno per partente per la prossima stagione. Quindi volevo sapere se il presidente farà ancora una volta una politica di vendo e acquisto, oppure secondo lui è arrivato il momento di rinforzarsi senza per questo vendere. Cerco stavolta di essere sintetico, perché secondo me non conta quello, il mio pensiero conta il pensiero societario, perché in qualsiasi azienda c'è la mission, l'obiettivo da raggiungere per il prossimo programma, quindi ribadisco, l'obiettivo è essere il secondo posto, perché Napoli non può fallire questo obiettivo. Sarebbe grave. La stagione grandissima che c'è stata dei ragazzi di mister Sarri, quindi credo che una volta che ci sarà il raggiungimento del secondo posto, gli obiettivi societari che dobbiamo sapere e conoscere sono dalla società. Credo che solo loro sanno come sarà il Napoli l'anno prossimo. Perché anche parlare di calcio mercato adesso non è, secondo me, non significa assolutamente minare l'ambiente, ma non è il momento, perché mancano tre partite, dobbiamo essere concreti. A breve si parlerà solo di calcio mercato. È vero, vero. Quindi si sa, comunque il Napoli ha tra i suoi calciatori, e che calciatore, un calciatore come Higuain, che ha avuto una stagione straordinaria, ma ha continuato, perché è stato un crescendo delle altre due stagioni, perché ha segnato anche nelle altre due stagioni, ha già segnato la storia del Napoli a Doha, perché non dimentichiamo che la straordinaria vittoria della Supercoppa anche lì fu super Higuain, quindi certo. Beh, se adesso vogliamo parlare di Higuain, parliamo di Higuain, però secondo me o anche di altri calciatori, di rinnovi contrattuali che ci saranno, e quelli lì più difficili, quelli che non ci saranno. Però adesso credo è accelerare i tempi, ma no, è a breve il discorso, mancano tre partite, quindi i conti sono facili. A breve in mezzo ci sarà l'Europeo di mezzo, ci sarà la Coppa America, esatto. Però si parlerà tanto di calcio mercato, tantissimo. Adesso bisogna concentrarsi su Atalanta, Torino e Frosinone. Decisamente sì, beh, il calciomercato ci saranno tre mesi, ma in realtà il calciomercato, ecco, appunto, parafrasando De Laurentiis, è aperto tutto l'anno. E, visto che comunque oggi è una giornata importante e parlavamo di scudetto,
Caro Antonio, viene facile il pensiero. Cos'è che manca al Napoli per arrivare a quel fatidico scudetto? Un calo della Juve? Un rafforzamento della squadra? Oh, non lo so. Qual è veramente l'ultimo passo per poter arrivare ai livelli di questo quinquennio bianconero? Beh, magari si riuscisse a vincere 5 scudetti di fila, ma noi ce ne accontentiamo anche di un paio, ecco per dire. L'allenatore dice spesso alla sua squadra di guardare a se stessi, quindi l'amo deve guardare alla propria crescita, non avere un modello come la Juve, No, 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 che infatti. va a Garcia, Agnelli. Sicuramente ci saranno conferenze di stampa che risponderà il presidente della Juventus, perché sono il Napoli, lui è l'unico proprietario, quindi solo lui conosce gli obiettivi. Penso che bisogna essere anche onesti, dire sì, lo stato di proprietà, si potrebbe aprire tanti discorsi. Sfruttare ancora di più al massimo il marchio Napoli, prendere Napoli appunto di vista anche sportivo, avvicinare le grandi glorie che hanno fatto la storia del Napoli. Insomma, Maradona è la storia in Per Romagna, eccellenza, certo. quindi ci sarebbero tantissimi discorsi, però comunque il Napoli è un passo dal raggiungimento della Champions League diretta, che è un obiettivo importantissimo, non solo dal punto di vista finanziario, ma anche tecnico, perché ricordiamo che quando tu già conosci, quando inizia la tua stagione ufficiale, con il preliminare di Champions, tu non sai la tua stagione, perché Un grosso punto interrogativo, ecco. il preliminare di Champions può accadere di tutto. Vero? E il Napoli purtroppo ne sa Questo vale qualcosa in anche dal punto passato. di vista dell'organizzazione dell'allenatore, dello staff tecnico di Mister Sarri, ma anche del tipo di organizzazione del precampionato. C'è il rischio di fare una visione in Trentino, poi le classiche amichevoli, si torna a Napoli, anche in proiezione del discorso che inizierà il campionato, che inizierà la Champions con delle date certe, con degli avversari certi. Invece, sono ripetitivo forse, ma voglio far prendere il concetto della differenza non solo finanziaria, ma proprio organizzativa, anche dal punto di vista del mercato, perché un calciatore Zaven arriva a Napoli e sono una squadra in Champions League, non c'è ragione. Adesso è l'obiettivo sensibile, quindi non è il momento dei rimpianti, No, perché vabbè, deve mai. essere scudetto, però credo che scudetto significava scrivere qualcosa di straordinario, Beh, di sicuramente. unico, perché anche dal punto di vista dei calciatori impiegati, perché comunque il Napoli si sa, se ne parla ogni giorno adesso, che parla sempre e comunque con gli stessi giocatori, è tornato il Napoli dei titolarissimi, Sì, quindi anche in vero. questo caso il Napoli avrebbe scritto la storia del calcio italiano, che con l'impiego costante di 13, 14, 15 massimo pedine, il Napoli avrebbe scritto questa grande storia. Quindi il Napoli è lì e la storia è ancora lunga, perché poi comunque è un organico giovane che si può modellare, dipende sempre cosa accadrà in questo mercato, calcio mercato 2016. Però ripariamo, torniamo indietro, 3 partite, i 9 punti per stare tranquilli e quindi blindare alla fine il secondo posto. E beh, quindi obiettivo secondo posto per programmare il futuro che speriamo tutti sia sempre comunque più azzurro possibile. Antonio, io voglio ringraziarti per questa bella chiacchierata e beh, Fatemi ascoltare se una bella canzone, perché comunque sono hai. grandissimo appassionato di musica. Lo so. Ci siamo conosciuti tanto Sono tempo fa, abbiamo grande fatto una fan bella di Vasco chiacchierata su Romano. questo. Improvvisamente mi piace di conoscerti, e parlavamo non solo di calcio, parlavamo di musica, di rock, E se non sbaglio. beh, sei nel posto giusto per quanto riguarda la musica. Antonio, se hai da salute da fare, te li lascio fare tranquillamente. No, assolutamente, grazie a voi dello spazio, della telefonata, quindi ho accolto il vostro invito quando volete, questo è il mio numero, grazie. Grazie a te, Antonio, è Grazie un grande Antonio, piacere. ciao. E buon proseguo. Ciao, ciao.